La barba, una passione ma anche una tendenza. Una tendenza che ha preso sempre più piede negli ultimi anni, ispirata alla moda hipster e che ha saputo contagiare generazioni di giovani e meno giovani. Una moda o uno stile di vita? Ne parliamo con il maestro Marco Artesi. Non parlerei di moda, ma parlerei di stile di vita. Non parlerei di moda perché tutti mi chiedono come mai è ritornata di moda la barba. No, la barba è tornata in auge da quando sono ritornati i barbieri, perché prima, faccio un esempio, una barba come la mia non sapevi dove andartela a curare, quindi arrivava a un certo punto che prudeva, che pizzicava e quindi te la facevi a casa, però naturalmente non riuscivi a fartela bene, alla fine della fiera toglievi tutto. Una volta che sono ritornati i barbieri, tu, barbuto, sei ritornato ad avere cura della tua barba. Quindi non è una moda, ma uno stile di vita. Una volta che sono rinati i barbieri, è rinata la barba. Tutto qua. Sono molti seguaci che sono venuti qua quest'oggi da ogni parte d'Italia. Sì, sono arrivati a memoria, dico, da Bari, da Reggio Calabria, da Rovigo, da Genova, da Savona, da Asti, la maggior parte naturalmente da Torino. Siamo all'incirca, adesso non so bene, ma 80-90 persone. Qual è il segreto per mantenere una bella barba? Lo chiediamo nuovamente al maestro mentre ci accompagna a vedere qualche barba particolare. Qui abbiamo l'angolo torinese, comunque per avere una barba sempre ben tenuta ci vanno i prodotti da barba, quindi l'olio, lo shampoo, il balsamo e via dicendo. Qui abbiamo il padrone di casa, Nano. Ciao. Qui abbiamo tutte barbe un po' particolari. Sono tutte particolari, non riuscirei a darvi un feedback a ogni barba, perché sono una diversa dall'altra. Sono tutti stili diversi, sono tutte barbe diverse e sono orgoglioso di essere qui a essere il barbuto di tutti loro. Lì abbiamo per esempio l'angolo, lui arriva da Rovigo, lui da Savona, quello del ragazzo in piedi da Reggio Calabria. Arrivano da ogni parte d'Italia per essere presenti qui alla nostra cena. Qui abbiamo Franz Pezzucchi, il tuttologo, nonché lucologo del Barber College in cui io faccio parte, e volevo chiederti da quando nasce questa tua passione per la barba. Allora, sono ormai 6-7 anni che questa passione ha preso il largo e diciamo ho selezionato in Italia quelli che secondo me sono i migliori barbieri in fatto di barba. Naturalmente la barba è un progetto e una scelta di vita, non è diciamo una moda, e questo bisogna che tutti lo sappiano. Qui abbiamo una barba particolare mentre abbraccia il maestro. Vice campione europeo Tel Aviv, faccio gara internazionale di barba nella mia categoria barba naturale. Da Brescia a Torino per mantenere una barba così bella. Io ho nutro una profonda amicizia nel maestro fin da tempi in cui avevo una barba molto corta, e l'amicizia che c'è tra di noi è un'amicizia che c'è anche tra le città, nelle feste, negli eventi che facciamo, sempre legati alla barba, al mondo barber e passione. Da quanti anni hai questa barba? Sono 4 anni e mezzo che coltivo la barba, quindi poco tempo, e mi sono dedicato a pieno in questa passione, mi sono buttato in questa passione e mi ha fatto conoscere persone splendide come Marco. Barba e anche convivialità, perché questo è il quarto raduno dei barbuti. Sì, è il quarto raduno che ho organizzato io personalmente, poi magari ce ne sono altri in Italia. Sicuramente questo qua è il più famoso a livello nazionale, sì, è la quarta edizione.